Buongiorno a tutti, grazie agli organizzatori per l'invito, ringrazio per l'invito anche il Comune di Carpi. L'incontro di oggi si colloca, come avete sentito, è stato già molto opportunamente inquadrato anche nella serie di riflessioni su classici, letture di classici. Quindi siamo invitati a ragionare, a parlare, a confrontarci su un concetto, su un tema, su un problema. Siamo invitati a riflettere, a leggere, a commentare un'opera, in particolare questa già menzionata, Il principio responsabilità, e siamo anche però invitati all'incontro con un autore, perché dietro alle opere stanno poi sempre autori in carne ed ossa, figure che hanno attraversato un tempo segnato spesso, come è il caso di Jonas, senza dubbio, da fratture, discontinuità, anche tragedie. Quindi credo sia opportuno iniziare da una rapida presentazione biografica. Una rapida presentazione biografica che prende le mosse dalla fine, una fine che ci dice però, nella coniugazione appunto delle sue ultime parole, del suo ultimo intervento pubblico, qualcosa sui motivi di fondo che hanno portato il filosofo Jonas nella maturità a interrogarsi in modo così profondo e sistematico sul tema della responsabilità. Jonas, come sapete, è un intellettuale tedesco, di formazione tedesca e di origine ebraica, allievo di Heidegger, allievo del teologo protestante Rudolf Bultmann. Lascia, come molti giovani intellettuali di origine ebraica, la Germania nel 1933. Alcuni di questi faranno la ricomparsa nella nostra riflessione di oggi, perché sono stati amici, e in un caso Hannah Arendt un'amica per tutta la vita, fino alla morte di quest'ultima nel 75, altri comunque sono stati compagni di studi in quel periodo weimariano degli ultimi anni 20, però ecco, a differenza di gran parte di questi giovani filosofi che furono costretti ad allontanarsi dalla Germania, presero la via prima della Francia e poi per approdare negli Stati Uniti, quando ebbero fortuna e possibilità di arrivarci, perché il caso di uno di loro, Walter Benjamin, sappiamo, si concluse tragicamente molto prima al confine tra la Francia e la Spagna. Ecco, a differenza di molti di loro, Jonas scelse la strada, influenzato anche dalle conoscenze personali con alcuni militanti sionisti negli anni 20, scelse la strada della Palestina, dove visse e lavorò per alcuni anni, e soltanto poi nel dopoguerra, quando nasce lo Stato di Israele, riceverà una chiamata da un'università canadese e inizierà la sua vicenda accademica nordamericana, prima in Canada, poi approderà e resterà fino alla morte a New York negli Stati Uniti. Però l'episodio significativo è questo. Jonas fece parte della brigata ebraica dell'esercito britannico durante la Seconda Guerra Mondiale. Fu tra coloro, tra quei giovani ebrei che avevano lasciato la Germania, che si volontariamente si presentarono per combattere contro il nemico nazionalsocialista, che aveva portato loro giovani a lasciare il paese, ma che soprattutto aveva
fatto tante vittime nelle loro famiglie. Anche Jonas aveva perso molti parenti ad Auschwitz. E l'episodio significativo si riferisce alla fase finale della guerra, che lui in questa brigata combatte fondamentalmente sul fronte mediterraneo. Verso la fine la brigata sbarca in Puglia, Brindisi, da Brindisi risale la penisola fino al Friuli, poi come sapete i britannici occuperanno anche l'Austria, che verrà spartita tra le varie potenze alleate, come avverrà della Germania. E durante questo salire la penisola, la brigata ebraica fece un'esperienza singolare, cioè quella, loro erano riconoscibili, erano una brigata autonoma che teneva alla propria riconoscibilità, e successe che molti ebrei sopravvissuti, e quindi non deportati, li incontrarono e raccontarono le loro storie. Non che l'Italia non abbia conosciuto storie di deportazione, stiamo parlando a Carpi, però ecco, indubbiamente molti furono anche coloro che fecero un'esperienza diversa. E alla fine di questo percorso, giunto ad Udine, Jonas incontrò due ormai anziane sorelle che gli raccontarono una storia molto suggestiva e commovente. Erano rimaste anche dopo le leggi razziali a Trieste. Quando a un certo punto, durante la guerra, la situazione si fece particolarmente critica, vennero avvisate da dei vicini, che ci sarebbe stata una retata ed era meglio mettersi in salvo, e decisero di andare ad Udine, una città abbastanza grande e non troppo lontana, in cui non erano conosciute, sperando di potersi nascondere, di rimanere nell'incognito fino alla fine della guerra. Così avvenne, ma nell'incognito non restarono. Giunsero ad Udine, presero in affitto un sottotetto, una mansarda non ammobiliata, e si sistemarono lì. Il giorno dopo, non richiesto, si videro recapitare un letto per quella stanza. Era il vescovo di Udine, che aveva naturalmente saputo che erano arrivate due ebree che avevano bisogno di una qualche protezione, e loro poterono vivere piuttosto a lungo in quella situazione di precarietà, protette dal silenzio della comunità. Fin quando un giorno, verso la fine della guerra, quando ormai il mercato nero si era fatto particolarmente esoso e difficile, non si trovava più nulla, riuscirono con gli ultimi risparmi, ma era una cifra ingente, ad acquistare dello strutto, del lardo, qualcosa di simile, non ricordo esattamente, sul mercato nero. E il giorno dopo, anche qui un altro segno di quanto questo loro essere incognito non fosse veramente tale, si videro la contadina che aveva venduto loro questo lardo bussare alla porta della casa e venire con i soldi e dire: scusate, io non sapevo chi eravate, io da voi questi soldi non li voglio perché so in quali difficoltà, e gli restituirono i soldi. Questo è il racconto delle due anziane signore ebree che rimasero ad Udine dopo la guerra, il racconto che fecero a Jonas, e che profondamente lo impressionò, che lui, tornato in Germania dal suo vecchio maestro Bultmann, raccontò più volte. Lo potete anche leggere nelle sue memorie, che in Italia sono state tradotte dall'editore Il Melangolo. Perché ho raccontato questo? Perché nell'estate del 92, l'ultimo anno di vita di Jonas, Jonas passava spesso negli ultimi anni l'estate in Germania, veniva invitato a convegni. Il libro Principio e Responsabilità esce nel 79 e diventò subito in Germania un best-seller filosofico.
Nell'estate 92 decise che sarebbe stata l'ultima volta. Era anziano, aveva 90 anni, ormai il viaggio era estremamente faticoso, non era più troppo sicuro sulle gambe e disse ai suoi familiari: no, è l'ultimo mio viaggio, in Europa non tornerò più. Nell'inverno, nell'autunno, nell'inverno, lo raggiunge la comunicazione che a Percoto il premio Nonino gli è stato assegnato per l'opera filosofica. Lui vede il luogo, vede il timbro di Udine, si ricorda di questa storia e dice: no, io devo ancora andare una volta in Italia a rendere omaggio, a quelle persone coraggiose che, avevano dimostrato fattivamente che cosa può essere la responsabilità nei confronti di altri esseri umani minacciati. E così fece, accompagnato dalla figlia, venne in Italia, a fine gennaio 93, accolse dalle mani del comitato il premio, tenne anche ancora un breve discorso, fra l'altro sul tema del razzismo, che è pubblicato anche questo in italiano, e ritornò pochi giorni dopo negli Stati Uniti e morì. Appena tornato, anche effettivamente per la stanchezza di quest'ultimo viaggio. Ecco, questo mi ha sempre molto impressionato, ma l'ho raccontato per farvi capire che ecco, questa sensibilità per il tema della responsabilità ha una matrice esistenziale profonda. Ecco, i grandi filosofi non sono mai soltanto dei giocolieri, dei concetti, di astrazioni, hanno sempre un'esperienza dietro che li ha portati a meditare, a riflettere su un dramma, su una realtà problematica e di qui sono partiti. Poi naturalmente lui veniva da una scuola filosofica e approda a porsi un problema che va al di là di questo della responsabilità morale nei confronti dell'altro, nella immediatezza delle situazioni problematiche del presente. Veniva da lontano, ho già detto prima, allievo di Heidegger, in quella opera che ebbe una straordinaria fortuna alla fine degli anni 20 e che affascinò letteralmente generazioni di giovani studenti di filosofia in Germania, che è Essere e Tempo. Noi troviamo questa categoria centrale che è la Sorge, la cura, no? Ecco, chi conosce quest'opera sa che ha una funzione strategica, l'essere nel mondo perché la condizione dell'uomo è dominata da questo segno, da questa preoccupazione che è la cura, che vuol dire tante cose, non stiamo adesso a dire che cosa vuol dire in Heidegger, ma certamente una delle possibilità di sviluppo, di concretizzazione, di modulazione di questa nozione di cura, l'aver cura dell'altro, è certamente il concetto di responsabilità, così come Jonas è venuto definendolo nel corso del tempo, soprattutto nella fase matura della sua produzione filosofica. La responsabilità è per lui qualcosa che origina dal bisogno di esercitare una sorta di amministrazione fiduciaria della natura extraumana, extraumana oltre che della natura umana. A partire da un archetipo originario, da un'esperienza fondamentale che tutti fanno, l'esperienza della responsabilità nei confronti dei nuovi nati.
E qui già incontriamo un'aria di famiglia, una parentela, un legame. La sua grande amica di gioventù e di tutta la vita, Hannah Arendt, in un'opera che è la sua più importante, Vita attiva, e in altre, ha insistito sul fatto che uno dei dati connotanti l'esperienza umana è la natività. Attraverso i nati che vengono al mondo iniziano storie nuove, il nuovo entra nel mondo. Ebbene, questa natività, però, dice Jonas, è qualcosa di estremamente fragile, è qualcosa che chiede protezione, che chiede cura, che ha bisogno di cura e ha bisogno di responsabilità in chi queste cure è chiamato ad esercitare. Questo è l'archetipo originario della responsabilità. E Jonas sottolinea contro le dottrine morali di diversa natura che insistono sempre, soprattutto quando parlano di diritti, sull'elemento di eguaglianza e di simmetricità dei rapporti morali. Sono rapporti reciproci. Io ho dei diritti perché tu hai dei diritti, tu hai dei diritti perché io riconosco i tuoi. Quindi siamo su un piano di eguaglianza. No, qui abbiamo un'origine del legame morale che è asimmetrica, che è posta su un piano di diseguaglianza, perché qualcuno che dà ad un altro sulla base di un rapporto tra forte e debole, tra chi ha delle capacità, delle possibilità e chi ha soltanto da esprimere, magari ancora, appunto, non ancora nella forma verbale, dell'articolazione verbale, una richiesta di protezione e di aiuto. Ecco qui l'inizio della riflessione sulla responsabilità di Jonas, che viene però da lui estesa ad un'altra dimensione, che è quella specifica del mondo moderno, in particolare del mondo moderno nella fase che a partire del Novecento noi abbiamo conosciuto, quello della civiltà tecnologica, nella quale questa domanda di cura da parte di un altro che è fragile e che è bisognoso di attenzione ed è destinatario di responsabilità si allarga oltre il mondo umano e investe la natura, investe la biosfera. La fragilità diventa un connotato di questo mondo nel quale noi viviamo, no? L'essere nel mondo heideggeriano, ma questo mondo che nella tradizione filosofica era sempre stato considerato in termini di minaccia e quindi come qualcosa di pauroso o come qualcosa di indifferente alle sofferenze umane, pensate al tema leopardiano della natura matrigna, eccetera, ecco, adesso diventa un qualcosa di fragile, qualcosa che ha bisogno di essere protetto da quell'eccesso di potere, di potenza che gli uomini hanno acquistato a partire dalla rivoluzione scientifica moderna e nel corso di tutta una serie di trasformazioni che sono ad essa seguite attraverso l'applicazione della scienza che diventa tecnica, la tecnica che diventa qualcosa di sempre più complesso, un apparato che è in grado di dominare il mondo con le sue con i suoi imperativi necessitanti, generando anche atteggiamenti di fatalismo in coloro che con questo apparato così potente si trovano a confrontarsi. Ebbene, ecco, questo è l'elemento su cui Jonas a questo punto ci invita a ragionare in un'opera che, dicevo, è pubblicata nel 1979 e matura tra gli anni 60 e gli anni 70, che sono gli anni in cui la coscienza ecologica incomincia a emergere
nell'Occidente, pensate ai rapporti del Club di Roma, pensate insomma al fatto che si incomincia ad avvertire che questo mito faustiano del progresso illimitato che deve garantire benessere a tutti presenta anche un lato oscuro, presenta anche dei costi che possono diventare molto alti, presenta anche delle grandi minacce. Minacce su cui Hannah Arendt, la sua amica, aveva già mostrato di essere perfettamente consapevole in quell'opera che ho richiamato, ma in cui un altro suo amico di gioventù, anche lui allievo di Heidegger, Günther Anders, meno noto al pubblico filosofico, senza dubbio, aveva richiamato a partire dagli anni 50 anche molto fortemente, con accenti più catastrofisti e pessimisti, l'attenzione, riferendosi all'episodio macroscopico di questa eruzione della tecnica nel mondo moderno, che è l'invenzione e l'uso della bomba atomica, no? La tecnica produce anche cose che sono devastanti. L'umanità resta fragile, ma ha acquistato un potere di distruzione che gli conferisce una sorta di onnipotenza negativa. L'umanità è fragile, ma attraverso alcuni ritrovati della tecnica una sorta di onnipotenza negativa. E voi capite che questo, che è un tema che certamente non soltanto Anders e non soltanto Jonas hanno affrontato, molti filosofi nel dopoguerra, dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, dopo il lancio delle bombe Hiroshima e Nagasaki, si interrogano drammaticamente su questo. Karl Jaspers, il maestro, l'altro maestro di Hannah Arendt, scrive un grosso libro sulla bomba atomica, il futuro dell'umanità. Il filosofo inglese Bertrand Russell pubblica una serie di saggi, molti altri, a dire il vero, si interrogano su questo, anche se indubbiamente è un tema che non ha così facilmente accesso nella cultura filosofica accademica, come soprattutto Anders polemicamente spesso sottolineerà nella produzione sua degli anni 50-60 su questo tema. Anders ha scritto un libro che è anche tradotto in lingua italiana, il primo volume, anzi da molto tempo, si intitola L'uomo è antiquato, no? L'uomo è antiquato, dove mette in luce questo grande divario, questa sproporzione che si è venuta a creare nella storia umana, nel fatto che noi abbiamo sviluppato enormemente il nostro potenziale tecnico di trasformazione, di dominio e anche di violenza sulla natura. E quindi da questo punto di vista siamo diventati dei giganti, dicevo prima, onnipotenti in senso negativo, ma siamo rimasti antiquati, primitivi, rudimentali, arcaici nelle nostre emozioni, nella nostra capacità di immaginarci scenari futuri di distruzione, di immaginarci le conseguenze del nostro agire. Ecco. Günther Anders parlava a questo proposito di dislivello prometeico nell'uomo, no? Questa grande capacità di produrre a cui non fa da contrappeso, da contrafforte, un'altrettanto grande capacità di rappresentarsi le conseguenze del nostro produrre. Questo divario, questa disparità, questo dislivello, questo squilibrio può essere effettivamente causa di grandi catastrofi. Su questo forse dobbiamo riflettere collocando adesso più precisamente l'opera di Jonas, che da queste diagnosi, appunto anche quella rentiana, quella di Anders a cui adesso facevo riferimento, prende sicuramente le mosse, ma alla ricerca di una risposta
pratica, pratica nel senso di, appunto, di una filosofia pratica, di un'etica normativa che dia delle indicazioni su come affrontare questo problema, perché invece l'opera di Anders, di cui adesso dicevo, si limita a constatare questa situazione paradossale, a denunciare questo scandalo della sproporzione tra la nostra potenza tecnica e la nostra esiguità morale. Ci lascia però in qualche modo sconcertati, può avere un esito nichilistico la semplice denuncia di questa, di questo divario. Ecco, Jonas cerca la via per una risposta in termini di filosofia morale, elaborando appunto, come si diceva, un'etica per la civiltà tecnologica. Ma dicevo, cerchiamo di circoscrivere questo percorso all'interno della riflessione filosofica moderna, perché dobbiamo renderci conto che è avvenuta una significativa inversione nel corso della filosofia del Novecento su quelli che erano alcuni termini fondamentali del lessico filosofico e politico della modernità. E la nozione di responsabilità di Jonas si incunea rispetto a quei termini fondamentali mediante i quali la modernità aveva pensato se stessa, e che sono paura e speranza. Ecco, voi potete fare in qualche modo una storia del pensiero filosofico moderno relativo alla vita associata, alla vita politica, alla vita dell'uomo nel mondo, a partire semplicemente da queste due categorie fondamentali. Lo scenario originario del pensiero politico moderno è certamente definito da un grande pensatore inglese che si chiama Thomas Hobbes nel XVII secolo, in cui noi possiamo già individuare una distinzione fondamentale, che è quella su cui giocheranno gli autori di cui parlavamo adesso, cioè Anders, cioè Hannah Arendt e Jonas medesimo. Cioè la distinzione, che è ripresa dal mondo antico e che era stata concettualmente definita da Aristotele sopra tutti, e che poi è passata nella tradizione filosofica dell'Occidente, tra il fare e l'agire, tra il fare, come i greci dicevano, poiesis, no? Poiesis, fare produttivo, fabbricare, che è la tecnica, e agire, la praxis, il pratein, l'agire con gli altri al fine di raggiungere degli scopi che non sono oggetti materiali, oggetti di produzione, ma che sono per esempio l'integrazione di una società e la sua trasformazione in un organismo capace di equilibrio, capace di stabilità, capace di sviluppo. Ebbene, che cosa dicono i filosofi all'origine dell'età moderna, con Hobbes, che ne è sicuramente il più lucido capofila? Dicono che il fare, il produrre, quello che la rivoluzione scientifica sta potenziando, perché la rivoluzione scientifica incomincia a produrre macchine, è quello che porterà alla civilizzazione, all'ordine, alla pace, risolverà molti problemi che le società passate avevano conosciute. Quindi il fare poietico è connesso alla speranza, è lì che si radica la nostra speranza su una condizione migliore. Mentre invece per Hobbes l'agire, che rimanda alla libertà, che è una libertà rischiosa, che è una libertà intrinsecamente conflittuale, che è la libertà di individui che reclamano conflittualmente i loro diritti, l'agire è qualcosa di pericoloso, appunto,
che condanna all'insicurezza dello stato di natura, dove domina il principio paura. L'agire è l'elemento conturbante per Hobbes. Uscire dallo stato di natura, che è il regime dell'insicurezza, è il luogo dove gli uomini vivono con paura l'esistenza dell'altro, vuol dire proprio limitare lo spazio della libertà politica, dell'agire politico. Difatti Hobbes è considerato un teorico dell'assolutismo. Quando parla di libertà nelle sue opere dice libertà innocua. Innocua vuol dire la libertà di farsi gli affari propri, la libertà della proprietà entro certi limiti, ma certamente non è la libertà in senso politico quella della democrazia greca, quella delle democrazie moderne. Questo è lo scenario originario. Sappiamo che la modernità ha camminato su questo binario, ma ha progressivamente trasformato la propria posizione. Un passaggio estremamente significativo di questo percorso è certamente offerto dal pensiero di Marx nell'Ottocento. Per Marx il fare, la dimensione del produrre, l'elemento poietico dell'esistenza umana, è qualcosa che ha una connotazione ambivalente. Da un lato si scrive nell'orizzonte dell'alienazione, si scrive nell'orizzonte dell'alienazione e della reificazione, c'è una dimensione di pietrificazione, quindi di schiavizzazione dell'uomo, però c'è anche un potenziale liberatorio in quel fare, nel lavoro. E come sapete, l'utopia di Marx consisteva nel operare assecondando il corso della storia che avrebbe liberato questo potenziale emancipativo del lavoro dalla crosta della reificazione che lo ingabbiava. E quindi c'è un'immagine differenziata del fare produttivo e c'è un'immagine positiva invece contro Hobbes dell'agire politico. L'agire politico è naturalmente l'elemento che favorisce questa questa liberazione, questa emancipazione. Il fare comunque allarga già il potenziale di liberazione, no? Prepara il passaggio, il salto, per dirla ancora con termini di Marx, dal regno della necessità al regno della libertà. Ecco, qui si situa il grande pensatore che porta a compimento questo tema nella filosofia del Novecento, che è il già richiamato Ernst Bloch, autore di una grande opera intitolata Il principio speranza, contro la quale, sicuramente polemicamente, contro la quale anche il principio responsabilità, come vedete già dal titolo, principio, è costruita, è pensata, è diretta. Jonas dedica una larga parte della trattazione di questo libro proprio a confrontarsi con le tesi di Bloch e a criticarle. Bloch è convinto, proprio partendo dalla diagnosi originaria marxiana, che questo confluire in un progetto comune delle potenzialità emancipative del fare, le forze produttive che a un certo punto rendono l'uomo libero dalla schiavitù del bisogno e la liberazione di tutti quegli elementi energetici che appartengono al novero della prassi e al novero della immaginazione di mondi diversi, di un altro mondo in cui si può vivere realizzando, portando a compimento aspettative di felicità, ebbene questo progetto possa tradursi anche in una ontologia che lui chiama ontologia del non ancora.
la storia umana non è ancora compiuta, l'essere umano non è ancora giunto a compimento, però si sono create le condizioni perché l'umanità, come una larva che esce dal bozzolo e diventa farfalla, ecco, finalmente universalmente si realizzi e giunga a destinazione del suo sviluppo. È un'immagine teleologica, no? Sicuramente. Il principio speranza è una formula efficace con cui viene sintetizzata questa che, appunto, in termini tecnici, filosofici, un po' più ostici, si chiama l'ontologia del non essere ancora. Fra l'altro anche Günther Anders polemizzerà contro Bloch molto fortemente, partendo dall'esperienza della bomba atomica, dirà: caro Bloch, tu ti illudi fortemente, non siamo entrati nella fase della realizzazione del non ancora, l'umanità è entrata semmai nella fase del non più. Stiamo rischiando di vivere l'ultimo breve tragitto della nostra storia, dopodiché succederà il fattaccio e la storia sarà conclusa, altro che realizzarsi il principio speranza. E polemizzava anche contro la realizzazione di un principio teologico, perché in effetti sappiamo speranza è una virtù teologale, e nell'intervento prima richiamato di Jürgen Moltmann ieri a Modena, questo tema è ritornato con tutta evidenza. Ecco, Jonas qui condivide naturalmente la critica, l'allarme di Anders, ma cerca di ridimensionarlo e di rendere la critica a Bloch in qualche modo più costruttiva. Ma sicuramente, ecco perché lo consideriamo un classico, perché gli ingredienti su cui lavora, con cui costruisce la sua proposta sono ancora sempre quelli: paura, speranza, responsabilità come una terza via. È convinto che il principio speranza possa effettivamente condurre ad un sovrastimare le potenzialità di trasformazione del mondo extraumano da parte dell'uomo, con esiti catastrofici. È convinto che quel principio faccia anche violenza all'umanità storica e all'umanità presente, perché in qualche modo suggerisce che l'umanità che esiste ora o che è esistita finora nel passato non fosse vera umanità, che l'umanità avesse, come del resto pensava esplicitamente, diceva anche esplicitamente Marx, avesse vissuto solo la sua preistoria, non fosse ancora entrata nella storia. Ebbene, Jonas ritiene che questo sia quasi offensivo nei confronti dell'umanità esistente, dell'umanità che è già comparsa sulla scena della storia e che ha conosciuto tutte le sue traversie, tutte le sue traversie. L'umanità non deve ancora realizzarsi, si è già compiuta ripetutamente nelle generazioni che si sono susseguite nel corso della storia, con le loro acquisizioni e con i loro fallimenti, le loro sofferenze e con i loro traguardi, sia pure provvisori, fragili, vulnerabili di felicità. E dicevo, critica al principio speranza, ma recupero del principio hobbesiano della paura. Solo che a fare paura adesso a Jonas non è più l'agire politico di cui parlava Hobbes, ma è proprio quel fare poietico, la tecnica, da cui invece
Hobbes all'origine della modernità si aspettava la liberazione, la salvezza, la pace, l'ordine. Ecco, qui vedete, capite perché nel linguaggio, nel dibattito, nel discorso filosofico contemporaneo ritornano così ossessivamente questo tema della modernità e la fine della modernità, no? Negli ultimi anni si è parlato tanto, no? Di postmoderno, di oltrepassamento, sfondamento del moderno, fine della modernità. Ha a che fare con queste categorie. La modernità era nata nel segno della speranza di realizzare attraverso le acquisizioni della scienza e della tecnica un orizzonte totalmente nuovo in cui anche i conflitti sociali e politici si potessero ricomporre e quindi si aprisse un futuro di felicità e di compimento, e invece il momento di disincanto o di disincantamento, no? Come direbbe il grande sociologo Max Weber, è venuto a dirci che quella promessa era parzialmente menzognera. Sottolineo il parzialmente, perché appunto Jonas non è un pensatore pregiudizialmente antiscientifico o antiscientista, e questa è una differenza, per esempio, molto netta rispetto al suo amico di gioventù Günther Anders, che ha una concezione demonizzante della scienza e della tecnica e che da questo punto di vista è più vicino al maestro Heidegger di quanto non sia Jonas. Jonas dice no, la scienza è una delle acquisizioni dell'umanità, ha portato anche molto di positivo, è qualcosa con cui necessariamente dobbiamo fare i conti, così come dobbiamo necessariamente fare i conti con la tecnologia, semplicemente dobbiamo utilizzare questi strumenti straordinari, cioè che eccedono rispetto allo statuto originario dell'uomo, usarli con prudenza, e questo vuol dire avendo sempre presente una massima che recita in dubio pro malo, quando non sai che cosa può venire come conseguenza di una determinata trasformazione, sii prudente, temi il peggio e usa il freno. Fermati, rifletti, sperimenta meglio, assicurati che i rischi non siano troppo alti, perché altrimenti, no? Qui la grande tematica su cui riflettiamo ormai da decenni, no? Soprattutto famoso un sociologo tedesco che si chiama Ulrich Beck, anche molto tradotto in italiano, che ha scritto una serie di libri sulla società del rischio. La società contemporanea è definita come tale, non ho bisogno di fare degli esempi, no? Dal petrolio del Golfo del Messico in avanti continuiamo ad essere così colpiti da una sventagliata di fatti di questo genere, che naturalmente ci inquietano e ci fanno anche capire che molto spesso non siamo cauti, non siamo prudenti, come in effetti l'etica di Jonas suggerirebbe, nel nostro rapporto con la natura, oltre che con le complessità del mondo umano. Posso dire che qui l'etica di Jonas, fra l'altro, si incontra anche con una tematica più tradizionale interna al pensiero politico,
E Jonas non sarebbe disturbato da questo aggettivo tradizionale. Lo si è molto spesso accusato di essere, avere un impianto conservatore, perché critica il principio speranza di Bloch, perché usa certi strumenti filosofici della tradizione, richiamandosi ad Aristotele, per appunto l'uso che fa di questo concetto di responsabilità, che in fondo è un modo anche diverso di dire quello che la tradizione filosofica classica diceva quando usava il concetto di dovere, no? Quindi ecco, mentre le nostre etiche contemporanee sono tutte sature del lessico dei diritti, parliamo sempre soltanto di diritti, è chiaro che questa impostazione qui richiama un'altra tradizione etica antica, remota, sui doveri. Quindi certamente è vicino a questa tradizione ed è tradizionalista in questo. È quello che in Germania si dice Wertkonservativ, cioè conservatore rispetto ai valori, no? Perché quando parliamo di conservatorismo possiamo intendere tante cose. Conservatore può essere colui che è conservatore rispetto ai suoi interessi, c'è un assetto sociale con dei pochi privilegiati e molti svantaggiati e vuole conservare una situazione di questo genere. Il conservatorismo rispetto ai valori è un'altra cosa, vuol dire conservare la natura, vuol dire conservare l'ambiente, vuol dire conservare il volto originario dell'umano senza stravolgerlo con trasformazioni che potrebbero appunto essere deturpanti o comunque pericolose. Dicevo, in questa impostazione Jonas si incontra sicuramente con un filone tradizionale che è sintetizzato efficacemente all'inizio del XX secolo da un grande testo, anche questo molto noto, di un sociologo tedesco, Max Weber, una conferenza che Weber tiene alla fine della Prima Guerra Mondiale a Monaco, intitolata La politica come professione, in cui delinea una contrapposizione tra due modi di intendere l'etica e parla da un lato di etica della responsabilità, quindi il concetto, vedete, è già lì, e dall'altra parte di etica dell'intenzione o etica della convinzione, qualcuno traduce anche etica dei principi. Qual è la differenza? La differenza consiste in questo, che quando noi decidiamo nelle situazioni conflittuali del nostro agire in base all'etica dell'intenzione, noi ci preoccupiamo soltanto di avere la coscienza a posto rispetto all'obiettivo di perseguire determinati valori, la dignità, la giustizia, la solidarietà. E quindi, per esempio, trovo inaccettabili determinate forme di diseguaglianza e qualsiasi mezzo per contrastare quella situazione di diseguaglianza mi appare legittimo perché sono convinto della onestà della mia intenzione. Questo è, per esempio, il tipico agire etico che caratterizza i rivoluzionari o anche quelli che noi oggi, i rivoluzionari non sono più tanto di moda, non circolano più tanto, ma i fondamentalisti religiosi che sono convinti di un assoluto, di una parola trascendente che ha un valore che trascende tutte le norme dell'umano e in base a quello orientano il loro agire. L'etica della responsabilità è un'altra cosa. L'etica della responsabilità è un'etica che ti chiede sempre di commisurare i mezzi ai fini e soprattutto in particolare di provare a calcolare le conseguenze, a prevedere e a calcolare le conseguenze del tuo agire. Per cui se un obiettivo buono
rischia di essere realizzato, producendo però degli effetti collaterali negativi, e devo fare attenzione, probabilmente devo fermarmi e cercare di capire meglio quali sono questi effetti negativi, oppure, se non sono in grado di prevederli, comunque chiedermi: ma quali sono i possibili effetti collaterali che da questo possono intervenire? Che è una decisione estremamente difficile, guardate, perché in realtà ogni scienziato ci dice: la storia della scienza e della tecnica è la storia di azzardi, è la storia anche di passi irresponsabili. Non si è mai avuta una conoscenza degli effetti, delle conseguenze dei singoli passi. Se gli effetti sono imprevedibili, evidentemente, però ecco, Jonas dice: la scienza ha questo di positivo, ci consente una maggiore, anche se limitata, previsione degli effetti, e di questo noi dobbiamo tenere conto proprio anche nello sforzo di limitarla quella stessa scienza nei momenti di euforia, quando crede di aver risolto tutti i problemi e quindi suggerisce dei passi che possono essere poi dei passi rispetto ai quali non si può tornare indietro. Perché uno dei dati fondamentali dell'agire umano è proprio questo, quello della irrevocabilità di determinate azioni, di determinati passi. Quando hai inventato la bomba atomica, poi non la disinventi più, quella resta, e allora ti porrai solo il problema di non usarla, di inventare dei dispositivi istituzionali che ti garantiscano il più possibile dalla eventualità che qualcuno vi faccia ricorso, ma non è che da questo punto di vista si siano fatti grandi progressi. Ed è qui che io effettivamente mi sento molto più vicino a Jonas che a Bloch e ai filosofi della speranza, anche delle nuove generazioni, nel valutare questi problemi, proprio perché, occupandomi prevalentemente di questioni politiche, vedo quanto in fondo limitata sia stata nel corso dell'ultimo secolo, diciamo pure, l'inventiva istituzionale per far fronte ai problemi che le trasformazioni economiche, tecnologiche, eccetera, del mondo hanno prodotto. In fondo, noi viviamo in regimi, chi di noi ha la fortuna di vivere in questi regimi, cioè in Occidente, democratici, liberali, democrazie costituzionali, che non sono stati inventati l'altro ieri. Sì, è vero che le democrazie costituzionali, come le intendiamo noi in Europa, sono state messe in piedi propriamente soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale, però i dispositivi, l'assetto, eccetera, dalla Rivoluzione Americana in poi è stata largamente sperimentata e costruita passo dopo passo. Quindi il disegno delle istituzioni democratiche moderne è appunto un frutto della modernità matura. Gli ultimi decenni non hanno innovato molto, non abbiamo fatto dei passi significativi. Ecco, qui ritroviamo su un altro piano il dislivello prometeico di cui parlava Anders a proposito della nostra morale, della nostra capacità di immaginarsi le conseguenze delle azioni. La tecnica nel trasformare il mondo è stata rapidissima, ma noi non
non abbiamo trasformato il mondo delle istituzioni in modo significativo, più o meno sono sempre quelle, lo sperimentiamo poi nel piccolo, che quando addirittura cerchiamo di fare delle riforme costituzionali non approdiamo da nessuna parte, no? La storia italiana da questo punto di vista è particolarmente esemplare da questo. Certo, alcune cose con buona volontà si potrebbero fare per affrontare altri problemi, la corruzione, l'inefficienza, eccetera. Questo, le risposte, volendo, lì ci sarebbero, ma non ci sono per quanto riguarda l'aver inventato delle istituzioni che garantiscano nei confronti dei grandi mali, come potrebbero essere nuove guerre, come potrebbe essere il rischio dell'uso della bomba atomica, eccetera, eccetera. Quindi, da questo punto di vista, la prospettiva jonasiana conserva intatto il suo valore, perché vedete, non è vero che il passato è il regno della realtà e il futuro è il regno della possibilità, o almeno è vero in termini così astratti, generali, ma il regno della realtà, che è il passato, che è la nostra storia, incide e condiziona le possibilità del futuro. Non è vero che noi abbiamo di fronte a noi un arco di possibilità equipollenti. Non tutte le possibilità sono possibilità nello stesso modo, non hanno la stessa vis, non hanno la stessa energeia, direbbero i greci, la stessa capacità di trasformarsi in realtà, incontrano diversi gradi, diverse modalità di attriti, e quindi di questo è bene tener conto, perché se non se ne tiene conto si va incontro agli scacchi. Dicevo appunto Weber, l'etica della responsabilità, tener conto delle possibili conseguenze dell'agire, rinunciare in certi casi al massimalismo degli obiettivi in cambio del raggiungimento di obiettivi più limitati. Da un punto di vista politico questa è sicuramente una prospettiva riformistica, non rivoluzionaria, ma l'esperienza si insegna, è già sufficientemente difficile fare delle riforme. Poi si può anche naturalmente rimproverare a Jonas di essere rimasto ancora troppo all'interno di quell'orizzonte della modernità, è un classico appunto, e di avere ceduto in qualche modo nella polemica contro Bloch. Sì, è possibile. Teniamo però appunto allora anche in conto del fatto che un pensiero è sempre un pensiero storicamente determinato, è figlio del suo tempo, dei condizionamenti. Jonas pensa i rischi del principio speranza, delle escatologie che promettono il paradiso in terra e che poi si trasformano in inferni della terra, queste escatologie che diventano escatologie totalitarie. Jonas pensa questo, essendo un uomo nato all'inizio del Novecento, che ha attraversato l'età dei totalitarismi, ha visto che cos'è stato il totalitarismo non soltanto nazionalsocialista ma anche quello stalinista, e quindi ovviamente polemizza con Bloch anche alla luce di quella esperienza. Ecco, ma io direi che il quadro è questo. Preferirei lasciare il tempo che ci resta alla discussione, forse essendo appuntamento di lettura di classici, concludo dando la parola a Jonas su un punto. È interessante che la sua polemica contro Bloch si condensi proprio sul tema del non ancora, su questa tesi blochiana che l'uomo vero, l'uomo autentico non si è ancora realizzato nella storia. Finora gli uomini che sono esistiti sono stati in qualche modo mezzi uomini
ominicchi, potremmo dire con Sciascia, no? Qualcosa di simile. Non siamo mai stati completi, non siamo stati all'altezza di quella che dovrebbe essere l'umanità, e l'uomo vero, autentico, sta per venire. Ecco, Jonas è molto netto nel dire, no, certo, l'uomo autentico è ambiguo. Un dato che caratterizza la natura umana è la sua ambiguità, insita nella libertà, che è libertà di fare il bene ma anche di volere il male. E quindi di questo parlano le nostre storie, di questo parla il nostro presente, di questo parleranno ancora le cronache future. Non illudiamoci che questo debba cambiare. Non c'è una univocità dell'essere umano. Ecco, dice, può darsi talvolta che nella storia una sorta di univocità nel bene come nel male abbia la meglio sull'ambiguità di fondo dell'uomo. In tal caso assisteremo alla comparsa dei santi e dei mostri. Ma ritenere di poter avere gli uni senza la possibilità degli altri e anche senza la loro occasionale realtà è un'illusione propria della concezione secolarizzata della natura e della fortuna. Ecco che ritroviamo il nostro tema, e della fortuna. La concezione, cioè, dell'innata buona fortuna di una natura umana non ostacolata nel suo libero corso. Un'illusione contraddetta dalla più ingenua coscienza e conoscenza religiosa del peccato e della tentazione. Dice, la religione da questo punto di vista ha una immagine più realistica dell'uomo, nonostante le sue promesse escatologiche, di quanto non siano certe religioni secolarizzate che diventano utopia, ma anche contraddetta dalla più semplice conoscenza mondana dell'inerzia e dell'arbitrio del cuore. L'uomo che abbia perso davvero quell'ambiguità, l'uomo utopico, può essere soltanto l'homunculus della futurologia socio-tecnica. Homunculus è quello che esce dalla fialetta nel Faust goetiano, no? Può essere soltanto l'homunculus della futurologia sociotecnica sottoposto in modo umiliante ai condizionamenti della buona condotta e del benessere e quindi addestrato alla più totale conformità sociale. Grazie.